Ah, che bella questa televisione. Ah, sono qui rilassato sul divano. Mamma mia, sempre a ci devo fonare. Chi è? Sono io. Pasqua? Ciao, Cosa Emma. c'è? Allora, dobbiamo andare da una parte, segui. Ah, mamma mia. Dai, su, andiamo. Ce la faccio più. Quanto abbiamo corso? Un Perché bel mi hai portato po'. qui a bosco? Guarda lì in fondo e poi Ma capirai. cos'è successo qui? Io prima ci venivo sempre, adesso tutto rovinato. Cos'è quella roba viola? Si chiama Runa. Mio Dio. Ci sono altre due persone. Salve. Lasciali stare. Buongiorno. Salve. Magari ci rapiscono, Pasquale, Salve. lasciali stare. Ok. Sono due femmine poi. Oh mio Dio. Vieni. Vabbè, Quindi mi hai ma portato qui no. solamente per. Solamente poi, per vedere questo. Sì. Mamma mia, cosa sono questi? Sono pezzettini. Ti consiglio di non prenderli. Ok, non mi ci avvicino proprio. No, ti puoi avvicinare, però Ah, non prenderli in mano. ci passo in mezzo. Perché cosa potrebbe succedere? Non toccarli. Ah, però questa cosa forse ti potresti fare un po' del male. Questo che cos'è? Oh mio Dio! È un tappeto elastico! È fighissimo, un tappeto elastico però senza che salti. Automatico. Fighissimo. Comunque, aspetta, E forse hanno un comunque è problema col bello, è stato camper. bello venire qui. E comunque hanno un problema col camper, Oh. forse con le due. Andiamo ad aiutare, vai. Eh sì, io sono già qui. Ma che avete problema con il Vai. camper? Sì, No. sì. Il Ah. motore. Neanche io. Ma io sono una tecnica, per voi io so fare bene. E allora sistemalo. Beh, allora. Si sta. Allora, che cazzo siete venuti a fare? Sembra una cosa molto A ambigua. vedere. Ma andiamocene. Infatti, quelle due Meglio. sono strane. Oh mio Dio! Mio Dio, che cos'è stato? Oh mio Dio! Lì nel bosco cosa è successo? Mio Dio! Chi è stato? Mio Dio, mio Dio! Ho paura ad aprire! Chi è? Emma? Pasquale? Emma? Mi apri? Lei è una mia amica. Ciao. Ciao! Che cavolo ti sta succedendo? Chiudi! Pasqua! Ma che ti sta succedendo? Perché mi hai lasciato lì da solo nel bosco? Dovevo andare. E dovevi andare, No, ma non esistono. c'era un lupo nero! L'ha Ma visto non è anche vero. te, l'ha visto anche quella! Di quella. Quella Ah. lì che ha Ah, sì, ho detto che era una capito. tecnica! È una Tecnica, vabbè. Comunque. Pasqua, No, vabbè, io vado in oh, ma camera mia! ormai Ciao, ok, ciao, ciao! i lupi mannari Ma non esistono, esistono i ma lupi non esistono più, mannari. eh. Ma Non esistono infatti. più ormai. Io l'ho visto. Forse avrei avuto un'illusione Mi ottica? stava inseguendo, mi sono anche Infatti. sentito un morso. Voi Vabbè. era stata quella lì, tecnica. Ha fatto un scherzo. No, 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 vabbè. Forse. No, no, voi non ci credete, voi pensate che io sono pazzo. Ciao, ciao. Dai. No, no, Vieni, lasciatemi usciamo pace, un po', ciao. lasciatemi da No, solo. prova a bere, vieni, dai. Mamma Vieni, mia, non ti no. preoccupare. Ti rivendo io se qualcosa. Tu ho capito Sì. che sei muscoloso e che hai fatto il militare, però Vieni, un vieni, lupo vieni. mannaro. Vieni. Non ti preoccupare. Come si chiama lei? No. Francesca. Francesca? Piacere, Sì. Emanuele. Piacere. Sì, però, per Pasqua, vieni, favore. Pasqua, vieni dentro e chiudi. Che bosco è tanto vicino qui a Corso. Ce ne andiamo in una discoteca. Ok, Dai. andiamo. Qua? Salite. Ma non mi chiudere. Aspetta, chiudo la porta. Scappiamo da Corso.
Siamo arrivati? Vai, sto qua. Ok. E questa? Allora? Parcheggio qui? Dove parcheggio? Parcheggio qui, va. Qua. Ok. Dai, vi offro io da bere, pago. Ok. Ah, speriamo che ballando un pochino mi si leva il lupo mannaro dalla testa. Anche se voi dite che non esiste. Birra. Esca anche per te. Grazie. Io non bevo. Sono astemio. Vediamo se bevo. Allora balliamo. Vai, balliamo. Se no siamo qui nella pista senza far niente. Ma questo ballo non è sincronizzato con la musica. No? Questo. Tipo. Beh, dai, ognuno balla con la musica. E vai con ritmo e sincronizzato? Beh, con la musica. Perché la chiama? Perché se la chiama tutto? Cavolo mi butto. Oh. Porchi tu. Mi sporcato, devo andare a lavarmi. Ma è un vado pomodoro. In vado in bagno. E infatti. Vado in bagno. Ok. Ok, no, qui sono stufi, non è un bagno. Oh. Vasqui, dov'è un bagno? Deve andare al bagno. Pasqua! Oh mio Dio, non ci vengo mai più qui! Io non ci entro mai più lì! Pasqua! Ho sentito il lupo mannaro, l'ho sentito! Lo stesso verso che ha fatto l'altra volta! Oh, ma perché non basta? Non fa niente! Dai. Non fa niente, andiamocene! Che ti devo portare da un dottore, sai? No, Pasqua! Te lo giuro, l'ho risentito quel verso! Pasqua, non sto scherzando, te lo giuro! Va bene, dai, ci credo pure ai lupi mannari. Aspetta, ma Francesca? Lo so, Francesca è scomparsa, forse è meglio andarlo a cercare. Di nuovo lì alla discoteca? Sì. Quindi tu vuoi proprio rischiare? Chi se ne frega? Come chi se ne frega? Pasquale, lo so che tu non ci credi! Fermo! No, io ci provo a credere. No, tu non ci credi, io ti conosco. Sì, ok, ma io devo provare a salvare Francesca, ok? Lo so che a te ti piace! Ti conosco bene! Va bene. Però comunque... Allora? Tutto per amore. Ho tanta paura, Pasqua. Facciamo attenzione, ok? Prendiamo delle armi. Pasqua, prendiamo delle armi. Io prendo un AK... Pasqua! Io ho un armadio in casa mia con pieno di armi. Quindi andiamo di nuovo in casa mia. Beh, ma io vorrei la K. No, la K47 è il mio. È la mia arma preferita. Ok, dai, vieni. Vieni. Dai, dammi la K. No, non lì. Questo armadio, ci sono un botto di armi. Sei pronto? Ok. Lo apro, okay. Ecco tutte le mie armi. E la madonna, quante ne hai? Sono sempre pronto per l'evenienza. Vabbè. Ah, ti prendi lanciarazzi, eh? Ah, andiamo. A me piace la K47. Mi basta questo. Mi dai colpire anche? Non ce li ho. Ma non tu, non hai ribelle? Sì, ce li ho. Sto scherzando. Adesso te li do. Aspetta, allora. Stai guidando tu, non mi dire niente a me. Aspetta, è meglio che mi. È meglio che non ho niente in mano perché magari ci sta la polizia. Penso che contro il lupo mannaro.
Tanto io lo so, tu non ci credi al lupo mannaro. Ci prova che... Tanto lo so, tu non ci credi, Pasqua. Perché mi dici le cazzate? Perché? Adesso ci provo. Sì, certo. Pasquale, siamo amici da più di 6 anni. Dalle elementari, va. Ecco. Francesca! Francesca! Tutta cosa ferita! Francesca! Cosa hai fatto? Che è successo? Che ti ha fatto questo? Ho scappato un lupo mannaro. Te l'avevo detto io! Anche tu con questa storia, Francesca. No, lasciala perdere! È la verità! Sta dicendo la verità! Anch'io l'ho visto, Pasqua! Ci devi credere! Cosa facciamo? Andiamo a Francesca! Casa. Dimmi il colore! Marrone. Pasqua era come il mio, quello che ho visto al bosco! Salite! Saliamo su quella di Francesca! Francesca, sali! È tutto rotto! La tua è tutta rotta! La mia è tutta rotta, però questa no! Sali, Pasqua! No, quel... Pasqua, sali! Ma dove vai? Pasquale, andiamo, potrebbe anche a te prenderti il lupo mannaro! Almeno io sono pronto! Fa niente! Mio Dio! Dai, io stavo dietro la porta. Dov'è Pasquale? Francesco! Che cos'è stato? Il colpo della gerarchia secondo da Pasquale! Andiamo, corriamo! Porca di quella! Pasquale! Dove vai? Perché mi eri lì, Pasqua? È vero, sta lì dietro, sta dietro l'albero! Cosa lì? Io sono solo cassate. Andere, lupo mannaro! Francesca! Dove cavolo vai? No, io scappo, Pasqui! Pasquale! Francesca! Ho capito che l'ami, Pasquale, però il lupo mannaro! Ma sali! È tutta morta! È morta lì! Vai! Vai! Oh mio Dio, Pasquale! Me la pagherai! Oh mio Dio! Dov'è Pasquale? Pasqua, svegliati! Svegliati! Pasqua! Francesca è viva! Oh, davvero? Sì, andiamo! Dove? Vieni! No, guido io, tu non sai dov'è! A Pinnacoli, forse. Ah, è vero, tu lo sai dov'è casa sua. Sì, sta a casa sua. L'hanno ricoverata all'ospedale, ma poi l'hanno rimessa. Adesso sta all'ospedale. Cioè, sta all'ospedale. Sta in casa sua. Sta a casa sua. Andiamo. Puoi aprire la tua mappa? Che io non ce l'ho la mappa. L'ho lasciata a casa. Ok, è lì Pinnacoli. Vai, l'ho messa. Perfetto. Sì. Andiamo! Segui sempre la strada, È qui? Perché... Sì, è questo palazzo, parcheggia qua. Questo qui? Sì. Dove parcheggio qui? Sì, va bene. Ok. Che stanza? Questa qua, proprio. Questa? Questa è il bagno. Francesca! Ciao! Dove stai? Vieni. Pasqua, calmo! Vieni. Franci! Ciao Franci! Madonna, sei un po' ridotto. Come stai? Stai bene? Ho saputo che ti hanno ricoverato. Sì, devo andare in farmacia a prendere le medicine. Voi restate qua. Aspetta, ti accompagniamo noi. Infatti. Ho portato la mia macchina. Sì, ma almeno non ti sforzare, madonna, già che stai male. Infatti, stai tranquilla. Pasqua, falla mettere seduta. Grazie. Non fare nessun sforzo troppo difficile per te. Andiamo in farmacia allora? Sì. Ok, perfetto. Ti ci porto in un baleno. Siamo quasi arrivati, dai. Ecco, è questa la farmacia. Giusto? Sì. Okay. Pasqua, aiutala a camminare.
Vieni. Io ho parcheggiato. Forse questa ti potrebbe aiutare. È quella la medicina che ti serve? Sì, vai. Ti spingo È io. È quella, Franci? Sì. Ah, ok. Che te l'ha bevi. Preparata proprio qui la farmacista? Vai, bevi. Ti... andiamo a casa, andiamo a casa. Ok. Vieni, sali. Ok, andiamo. Ok, Pasqua, andiamo. Vediamo come sta Francesca, dai. Mettiamo qui. Tanto, è passato un giorno, penso che stia bene. Io ho ancora le armi in mano dell'altra volta. Pure io, guarda. Tu dicevi... Francesca! Tu sei Francesca! Oh, cavolo. Oh, mio Dio, oh, mio Dio, oh, mio Dio, oh, mio Dio! Adesso! Ma... cosa sta qua? Aspetta. Ah, no, ecco la Pasqua! Eccola, preferito. No, no, ecco la Pasqua! Sta qui al ristorante. Sì, la vedo. È il suo bar preferito questo. Ciao Franci, come stai qui? Ciao Franci. Come stai? Ma stai bene? Dai, scendi da quanto vedo... dalla sedia. Perché è riuscito a camminare da quanto vedo da sto punto. No, mi ha portato mia sorella. Ah, quindi okay. Stai male? Ancora? No, sì, non riesco a camminare. Ora devo andare a casa, ciao. Ma perché si comporta? Ah, aspetta, Pasqua, a me non sembra che stia male. A me non sta bene. Cosa? La testa, Pasqua! Vieni. Corri. Chiudo la testa. Vai. La testa, Pasqua. Chiudo, Pasqua, dove mi stai portando? La farmacia. Emma? Emma! Sali! Eccolo! Dove? Dovete saltare qui alla rua? Eccolo! Ecco! Vedi? Emma, fermo! Ora tu mi segui. Vieni qua. Oh. Ah, come sta? La testa. Oh, finalmente si è svegliato. Come ci sono arrivato qui? Pasqua? Francesca? Non... perché non sono sul letto di Francesca? È una lunga storia, lascia stare. E perché sono qui e mi ricordo solamente che mi faceva malissimo la testa? Anche adesso, infatti, mi fa male. Lascia stare, Roma. Lascia stare cosa? Perché? Ti ricordi quel morso dell'uovo? Ma che è successo? Sono svenuto e mi avete portato sul letto. Ti ricordi quel morso del lupo che mi parlavi? Sì, ormai ho cominciato anch'io a non crederci più. No, mi dispiace, sei diventato un lupo. E ci dovrei credere. Cazzo ridi. Scusa, perché senti, dovevi avere sto cosa? Prima, perché dovevi avere sto cosa in mano? Prima lui mi dice, no, non è vero, niente. Sì, ma da quando l'ho visto ci ho iniziato a crederci, eh. Io ero stato per tutto il tempo qua. C'era andato solo lui e i due lupi, più o meno. Due lupi? Era solo lui. Vabbè, non sapevo. In che senso però due lupi? Aspettate, perché due lupi? Allora, ti ricordi quel lupo grande che ti ha morso? Sì, quello che stai raccontando per tu finta. E lui.
Ecco, tu e lui avete fatto amicizia, però tu non volevi fare amicizia. Amici? Te ne sei scappato. Che? Allora, praticamente, tu hai diventato un lupo. Ti ricordi il lupo che ti ha mosso? Sì, perché stai raccontando tutte cazzate. Ecco, quello è arrivato davanti a te. Sì, va bene, io vado, ciao. Ciao, ciao, ciao. Guarda, sai cosa ti dico? Me ne vado proprio al bosco. È passato. No, non andare. Voglio andare lì al bosco. Mi sono rotto i coglioni di questa storia che state pure raccontando e non sapete neanche raccontarla. Perché siete saliti sulla mia macchina? Per seguirti? E perché dovreste seguirmi? E perché tu vuoi andare al bosco? E che cazzo te ne frega a te? E allora che te ne frega a te perché ti seguiamo? Scendi dalla mia macchina. No. Fatemi andare al bosco. Da solo. No. Tu cammini e io sparo. Lo dico, Tu adesso mi spieghi perché stai facendo questa cosa. Vuoi venire anche tu al bosco, ok? Ma non... Va bene, sono pronto, vai. Non far entrare anche Francesca, che è una ragazza anche giovane. Allora, Francesca, tu vattene a casa. Francesca. Allora, vuoi metterti tu, che sei una ragazza e non hai neanche niente in mano, con me, che sono un uomo, anche muscoloso, e con un'arma in mano? Vai a casa. Muoviti. Vai a casa. Emma. Senti. Emma, allontanati. Guarda che io sono spericolato davvero, eh. Guarda, ti faccio salire su una montagna e poi mi butto. Ti consiglio di scendere. Senti, ok, ti porto alla morte. Andiamo tutti insieme al bosco. È voluto tu, eh? Poi quando riandrai all'ospedale, non ci chiamare. Cavolo, va. Ma consiglio una cosa. Andiamo dall'auto. Aspetta. Stai facendo ancora il video? Sì. Non vuoi. Stai zitto. C'è sta questa ragazza che è proprio stupida, Francesca, sei proprio stupida. Quindi, guardate dove vi ho portato. Ditemi se vi piace. Sì, dai. Ci sta, dai. Venite un bagnetto. Francesca, addio. No. Sì. Ma ti ha rubato la macchina. No, no! Vabbè, Pasquale. Pasquale, che cazzo fai? Ma non ti piaceva? No, basta, mi sono rotto. Ma è morta. E chi se ne frega. Ok. Facciamo. Ok, mo è morta. Non c'era più. Guarda cosa ho trovato. Io ce l'ho. Senti, tu sei un militare, ti posso sparare al piede, tanto non ti dovrebbe far male. Devo cambiare il solletico. Forse l'ho esagerato. Vieni, andiamocene, eh. Io te l'ho detto.